Bollette dell'acqua per 3.000 euro a Pescara, la protesta alle case popolari, richieste di somme risalenti dal 2007, una vessazione, questa è la denuncia di quattro sindacati degli inquilini, in arrivo migliaia di solleciti di pagamento e sale la preoccupazione dei condomini. Walter Rapattoni, coordinatore Unione Inquilini Abruzzo. Sì, e gli inquilini, gli assegnatari delle caseate hanno ricevuto per la Befana una brutta sorpresa. La seconda rata di un piano di ratizzazione dovuta a consumi pregressi, ma che non erano mai stati portati a conoscenza degli assegnatari, sul periodo che va dopo il 2006. Il 2006 è una data fondamentale perché dal 2006 praticamente l'ATER scrive all'ACA chiedendo di staccare i cosiddetti contatori centralizzati delle palazzine e ATER e di far sottoscrivere ai vari inquilini assegnatari contatori autonomi, cosa che appunto gli inquilini hanno regolarmente fatto da questo periodo, quindi dal 1 gennaio 2007 al periodo 31 dicembre 2018, hanno regolarmente versato quello che gli veniva recapitato dall'ACA come bollette, fino a che a un certo punto si ritrovano in forza di un contratto di transazione raggiunto tra l'ACA e l'ATER per un debito pregresso di 890.000 euro, concordato poi e ridotto a 590.000 euro, a versare in quattro rate di circa 500-590 euro, quindi parliamo di somme non indifferenti su soggetti già deboli e fragili per essere appunto assegnatari di case ATER. Questa seconda rata è recapitata a gennaio. Noi ci siamo da subito mobilitati insieme, noi come Unione Inquilini, insieme al SUNIA, al SICET e l'UNIAT, abbiamo fatto un fronte comune di tutti i sindacati degli assegnatari per confrontarci con l'ATER, per capire cosa stava accadendo e quali erano le loro intenzioni. Devo dire che il presidente Lattanzio ci ha ricevuto, è stato molto cordiale, ma sulla vicenda non hanno nessuna intenzione di tornare indietro perché dicono che non possono tornare indietro. A questo punto i sindacati si rivolgono direttamente alla regione. Non si possono far pagare simili somme su cittadini, assegnatari che comunque stanno già regolarmente versando le bollette dell'ACA che gli vengono recapitati per il loro consumo, su presunti pregressi consumi occulti o di eventuali allacci abusivi. Non possiamo far pagare a chi regolarmente già sta pagando.